La Divina Commedia di Tedua, il disco che ho in altissima rotazione in macchina. Onorato. Quasi tutto il giorno, quasi ossessivamente, e ci hai messo tantissimo però a farlo, perché l'ultimo disco era stato quanto tempo fa? L'album ufficiale 2018. Però sono 5 anni. Però nel 2020 ho fatto uscire un mixtape, che comunque ha fatto doppio disco di platino, poi ci sono stati gli anni della pandemia e... Ti sei fermato? Ti ha procurato un blocco quel periodo? L'hai vissuta sì, bene? Sì, però non tutto il male viene per nuocere, quindi ne ho approfittato per crescere e tornare più forte. Per scrivere questo, È un libro, è un disco, ne parlavo prima con Annalisa, che ha una copertina molto bella anche, sì, anche lei. Anche il tuo è molto molto bello, si vede che hai un gusto per la grafica anche molto importante. Per farlo hai preso il primo fotografo che passava di lì. Per caso, sì. Queste foto sono di David LaChapelle. Esattamente. David LaChapelle. Come... Che salutiamo, ciao David. Ma come salutiamo? Ci guarda, ciao David. No, il mio grande sostenitore. Sì, sì, ma sì, sì. Innanzitutto, come l'hai conosciuto? Dove vive? Cosa fa? Allora, l'abbiamo contattato in email. Sì? Così facile? E poi abbiamo fatto una call su Zoom. Cioè, in due step cover di David LaChapelle. Step, esattamente. E c'è anche una cosa interessante, non so se dirtela alla fine o inizio discorso, però insomma, ecco, lui mi ha detto: se vuoi fare la cover, se vuoi ti faccio le cover, sì? Che mi ha fatto 3 scatti, anche per la Deluxe del Paradiso che uscirà, sì? Però tu devi anche posare per la mia prossima, per la mia nuova opera. Ma questo, questa non la posso proprio spoilerare, quindi te la scusami, dal tuo punto di vista, io capisco che questa sia un merce tua, però è più una figata che lui ti abbia fatto la copertina o che tu sarai in una prossima opera di No, che io sono nella sua prossima pazzesco, opera, una figata, ha cercato il modello per me. Ma vuoi dire che ti abbia risposto anche per quello, cioè ti avrà visto e ha detto questo adesso mo lo incastro anche per la prova, perché immagino che tutti gli chiedano. Ci sono vari motivi, lui si sente che l'Italia è un po' la sua seconda casa, sì? Gli è piaciuto molto il concept della Divina Commedia, gli è piaciuto banalmente, mi ha detto lui, il fatto che non avessi tatuaggi, che non avevo tatuaggi, questa cosa qua. Ah, vedi che ha fatto, bravo. Come una serie di cose. Perché non hai tatuaggi? Guarda, da ragazzino volevo farmi il mezzo braccio con, sì, con la carpa, il dragone, la tigre. Certo, sì, sì, tutto il... Tecno, sì, Ibiza, sì, giapponese. Sì, sì. Per fortuna non ne ho mai fatto uno. Quello qua dietro, la farfallina, sì, qua dietro, no? Il tribale. Il tribale qua dietro. No, no, alla fine non ho fatto tatuaggi. E ho un gran rapporto con lui, ci vogliamo bene, ci seguiamo su WhatsApp. Ci scriviamo su WhatsApp. Cosa vi scrivete? L'ultimo messaggio è stato su... Sai, allora, lui vive a Maui. Sì, quindi sai che sono Hawaii, a fuoco alle Hawaii, uh-huh. E gli ho chiesto un po' se stava bene, se gli era successo qualcosa alla sua casa, per fortuna sta bene. E sono stato 12 giorni in America, 6 giorni a LA e 6 giorni alle Hawaii. Da lui? Da lui, a casa sua, con la mia troupe. Ci siamo divertiti un sacco, abbiamo fatto, guarda, credimi, proprio ci vogliamo bene. Mi ha commentato anche l'ultimo post su Instagram, per farti capire. Sì, 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 che è una roba vera. Mazza, che viaggio, che spettacolo. Sì. Su WhatsApp ho visto che hai anche, per rimanere un po' in tema di Super VIP, la foto di Anthony Kiedis. Anche lui ti scrive su WhatsApp e ti commenta i post, no, dei Red Hot Chili Peppers, no? No, Anthony no. Lui no. Lui no, però potremmo conoscerlo magari un domani con David, perché ti apre molte porte. Sì, lui l'hai mai conosciuto? Anthony Kiedis, ho aperto il suo concerto ai Red Hot Chili Peppers al Firenze Rock l'anno scorso. Ah sì, dove c'era anche Nas. Esattamente, sì. Più emozionato di incontrare loro o Nas? Essendo tu un rapper? No, più emozionato, devo essere sincero, di incontrare Nas. Però sono un grande fan dei Red Hot Chili Peppers. Tutto quello che non è... Cioè io sono un artista, cerco di essere il più possibile a 360. Tutto quello che non è rap si sfocia un po' in quel mondo lì da band. Sì? Gli somigli anche un po'. Quando avevo i capelli lunghi un po' di più, sì. Me l'ha detto diverso. Sì, adesso lui cos'ha? I baffetti? No. Sì, ora lui ha il baffo. C'hai i baffettini? Al baffo. Te li faresti crescere? No. Ma no, ho provato col baffo quando ho fatto la quarantena. Ah, ci hai provato? Com'era? 21 giorni, ero... Porno divo anni 70, brutto, quella roba lì, sì, sì, quelle cose lì, quindi niente. Niente baffi. Senti, sei stato da Marra sabato, com'è andata? È stato un po' l'evento non del periodo, credo già l'evento dell'anno. È stato l'evento un dell'anno, pazzesco. Ne approfitto per giustificare il fatto che, ragazzi, scusate ma sono molto raffreddato, dalla mia voce si può sentire. Perché è stato un bellissimo evento, fantastico, abbiamo preso il freddo però, mamma mia. Sì, 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 tra il freddo, urlare, perché urlare, poi insomma, cose, sì, così. Sì, sì. E poi c'è questa... Ieri, allora, questa settimana è stata una settimana intensa per me, era già programmata, ho fatto 5 giorni di fila a fare le prove per i miei palazzetti, sì. Comunque 2 ore di show, bisogna strutturare bene, bisogna riarrangiare i brani. Esattamente. E all'improvviso mi ha detto: guarda, che però in mezzo a questa settimana ti mettiamo Cattelan nel Maraghedron. Ho detto: oddio, ragazzi, no? E se ti avessero detto: devi sceglierne uno? No, lo so. Vabbè, lo so, posso mentire, Cattelan. Perfetto, grazie.
Ok, e quindi ti abbiamo un po' rotto le balle. Ieri, sì. Sai quando c'è il cambio di stagione? Ieri non ho asciugato i capelli, perché in estate non li asciugo. Occhio, quindi, perché adesso sei giovane, ma poi guarda che il collo lo senti. Ma il raghetto, qui non asciugare i capelli. Fatto. Com'è andata lì? Ci sono ragazzi che lavorano a qua, a questa produzione, che hanno lavorato anche al concerto di Marra, e hanno detto, la cosa incredibile è che quando è uscito Tedua sono apparse le chitarre. Sì. Che è una roba che ai concerti rap si vede poco. Forse Salmo qualche volta, però insomma di solito poco. Ti piace la musica suonata? Mi piace la musica suonata, proprio come ti dicevo il discorso Red Hot Chili Peppers. Il mio chitarrista è riuscito a farsi firmare la chitarra da Frusciante, sì. Che è un evento raro perché Frusciante è molto sulle sue. E mi piace questo hip hop 2.0. Bravo. Tra di voi rapper lì... Eravate tutti amici, perché poi, insomma, nella storia del rap ci sono sempre i dissing, gli scazzi, eccetera, eccetera. Lì è stata fatta una scelta anche di scaletta per essere sicuri che andassero tutti d'accordo, o c'era qualcuno che magari... No, allora, come dice Mara, dato che parliamo di lui, in Italia la pace fa sicuramente bene agli affari. Certo. In America si odiano, ma c'hanno tanti di quei chilometri. Sì. Qua se ti sta sulle palle uno di Roma... Poi rischi che lo vedi la settimana dopo, esatto. E poi io mi faccio voler bene, voglio bene. Cioè, tendo sempre a trarre il lato positivo dalle persone e a perdonare quello negativo. Chi ti piace di più ultimamente? Oddio, che domanda sui due piedi. Brescia sta andando un sacco. Sta andando un sacco. Che poi è di Genova anche lui. E lì siete di zona. Ho fatto un pushing alla mia famiglia. Sì, a parte che io non so, tu Genova? Cogoleto. Bravo, perché allora di solito si dice sempre Milano, anche quando sei di Monza, un tende, però ci sono delle città piccole. Io ci facevo le vacanze con mia nonna da piccolo. Me l'hanno detto gli Aldebaran. Sì, esistono ancora. Esistono i bagni ancora. Aldebaran. E li salutiamo. Che questa pubblicità. Quando ero un tombolino alto così, facevo le vacanze. Posso dirti una cosa? Dimmi. Ho un aneddoto divertente che dura pochissimo. Sì? Io ho sempre voluto venire nel tuo programma, dal 2018, però non ero neanche tanto pronto in quegli anni lì. Ero meno famoso, B, ero più scappato di casa, quindi magari in TV chissà come mi sarei approcciato. Però io so del tuo nome dai tempi di TRL, giusto? Sì. Ok, perché avevo questa compagna che salutiamo, Beatrice, che però era relativamente piccolissima, alle elementari. Sì. Era innamorata, persa di te. E ogni giorno... Ciao, Bea. Ho detto, io devo per forza dire, io ho sentito il tuo nome, ho sentito pronunciare il tuo nome per ogni giorno della mia vita, per tutto il periodo delle elementari, i primi due anni di vita. Madonna, chissà che odio. Elementari, TRL, quindi adesso lei avrà 45 anni, no, perché sono passati 2000, quasi, sì, tanto. È del 94 come me. 94, mamma mia. Che... Abbiamo gli ultimi mesi prima dei 30. Ti piaceva? Ecco, per esempio, TRL era un programma iperpop, no? Sì. In quegli anni in cui lo facevo io iniziava un po' a venire fuori il rap, c'era Fabri Fibra, Mondo Marcio, così. Però per voi che facevate rap, era un programma un po' del cazzo o vi piaceva? No, era un programma commerciale, ma per me che ero alle elementari ero nel format, ero nel touch. Cioè, eri nel touch, sì, ci sta. Sì. Senti, e della scena genovese, uno che secondo me ha sempre avuto una grandissima street credibility di Genova è Gino Paoli. Assolutamente. Avete fatto un documentario insieme? Ho avuto... Sarebbe bello portarseli a casa ogni volta che... Ogni volta che dici... Woo! E anche oggi mi sono svegliato! Sì. Allora, Gino Paoli, personalità incredibile, grande artista, molto sensibile, ho avuto l'onore di poterlo intervistare e lui si è fumato tranquillamente 12 sigarette nell'arco di due orette ed è davvero rock and roll. È rock and roll, sì, poi lui ha la famosa storia della pallottola nel cuore, lui ha scritto, io ho scoperto tra l'altro recentemente, Il cielo in una stanza è scritto per una prostituta, sì, lo sapevi? Sì, loro amavano, bene, in quei tempi lì nei vicoli andavano a fare delle scorribande, nel senso. sì, che anni erano? Saranno stati anni 70? 70, sì, anni sì, 70, sì. Anni 70, 80. Anni 70. Volevo chiederti un'altra cosa sulla tua carriera da attore, che per adesso è ferma a un'esperienza. Sì, tecnicamente due, perché ho partecipato anche a Z al film di Easy da ragazzino. Ah, certo, sì, che c'erano tutti i rapper, certo. Scusa, sì, devo sempre precisare. No, ma fai bene, la precisione prima di tutto. Però in un film di Michele Placido, Caravaggio, io guarda, se posso dirti tutto, tu che conosci Cogoleto, io premettendo che sono nato a Genova, ho fatto elementari, due anni di media a Milano, poi sono tornato giù, poi sono tornato qua, quindi sono un bel meticcio. Pensa a me, nei miei pari, da Cogoleto, Belin, a fare un film... Guarda come ti è uscito il Cogoleto, da Cogoleto, Belin. Sì, a fare un film con Placido e delle copertine e posare per David LaChapelle. Sto vivendo un viaggio incredibile. Intervistato pure da Cattelan. E viaggi, va questo...
E com'è andata quell'esperienza? Come ti sei trovato? Perché poi chi c'era? Ecco, Scamarca con i capelli lunghi. Ah, va che capellone, sì. È stata un'esperienza incredibile, un ruolo tra l'altro difficile perché ero l'allievo del Caravaggio. Sì, che è Scamarcio. Dove tra l'altro in quei periodi lì c'era l'usanza di, si può dire, inchiappettare l'allievo? Allora, non so se è il termine scientifico, ma da un punto di vista dell'immagine ha reso, sì. Quindi c'era questo... Ah, tu eri, sì, eri l'allievo del Caravaggio. Quindi c'era un amore, più che un'attrazione, c'era proprio un amore platonico e che va oltre, ecco, sì? Che bisogna contestualizzare a quel periodo storico. Chiaro. Tra allievo e maestro. E quindi Placido, alla mia prima esperienza, mi ha mandato a fare una scena dove bisognava darsi un bacio, piangere per un addio di una persona che andava a chiedere misericordia. Sono cose difficili da fare, certo, sì, sì, sono cose per cui gli attori studiano anni. Sì. Anni, esattamente. Mi ha detto vai e... Però è andata bene. Sì, faresti, sì, sì, andresti, sì, avanti con questa carriera? Sì. Sono sotto l'agenzia di Scamarcio. Ah, ti ha preso subito sotto la sua ala? La sua agente. Sì. E vabbè, io e Scamarcio abbiamo un gran rapporto. E non ho avuto però ancora, ho avuto delle richieste, ma diamine, mi ha occupato tanto tempo questa vita. Va fatto, però è bello tenersi una porta aperta. Prima di farti andare via, volevo chiederti una roba che è un po' una minchiata, però io sono sempre molto ammirato dalla velocità con cui molti rapper, tu nello specifico, contestualizzate quello che dite con i segni delle mani. Esattamente. No? Sì. Quella roba lì. Quando hai imparato, quanta tecnica ci vuole? Perché mi piacerebbe imparare. Ho imparato da bambino guardando tante volte Lose Yourself di Eminem e seguendo perché poi tutto. Facevano? Allora lui non è che faceva proprio Gang Signs, però comunque... muoveva queste braccia, sì? Qua, quindi ho iniziato a più il fatto di essere italiano, ho detto vai, gesticoliamo. E poi che guardando... non è l'alfabeto muto, quello delle elementari, quello tipo A, B, C, no, cioè, non però... è quella cosa lì. Però è un po' simile. Nasce per comunicare tra nell'ambito urbano, diciamo, sì? Così, per comunicare fra membri delle comunità. Comunicami una cosa al volo, quella che io faccio sempre il simbolo della mia crew, che è questo. Ma è una parola? Wild, vuol dire wild bee. Ah, cioè, wild bandana. Wild bandana, e poi ci metto sempre C e P, CEP, per mandare un saluto ai ragazzi di Voltri 2, insomma. E lo capiscono? Sì? Non tutti, perché loro sono rimasti molto alla techno, però nel senso, ad oggi sì, ai tempi okay. Sicuramente no, ed era motivo di bullismo, però poi col tempo io ho fatto i soldi con la musica.